Ed eccoci qua alla prima lezione che sarà oggetto di questo corso e oggi parleremo del coding e dei problemi, in particolar modo della relazione che intercorre tra l'attività di coding e la relativa risoluzione dei problemi. Questa lezione è solo introduttiva ed ha lo scopo di farti capire alcuni concetti fondamentali legati alla risoluzione del problema e in particolar modo all'attività di coding. La parola coding per noi potrebbe, diciamo, avere un significato informatico diretto, perché uno potrebbe essere portato a pensare che diciamo, la parola coding è legata al discorso di scrivere un programma in un linguaggio di programmazione. Tale attività di scrittura di programmi in linguaggio di programmazione rientra solo in una parte dell'attività di coding, tanto è vero che viene chiamata attività di codice. Perché attività di codice? Attività di codice perché sostanzialmente il coding è l'insieme delle attività che permettono, partendo diciamo dalla rappresentazione di un problema reale in un modello, di arrivare a una soluzione del problema attraverso una serie, diciamo, di passi. Il primo fra tutti, praticamente, è la definizione delle informazioni che devono essere elaborate dal problema e, in particolar modo, in effetti, nel momento in cui noi approcciamo alla soluzione di un problema, dobbiamo sicuramente, saper distinguere quali sono i dati che sono conosciuti dal problema, ma soprattutto quali sono i risultati che ci aspettiamo dalla soluzione di questo problema. Questo è un aspetto fondamentale, quindi l'individuazione dei dati e delle informazioni, premesso che il dato e l'informazione sono due entità diverse, poi andremo a definire meglio, sostanzialmente passa attraverso questa fase. E poi dopo c'è la scrittura della soluzione del problema che può essere utilizzato algoritmo, ne abbiamo già parlato nella presentazione del corso. Poi c'è l'implementazione, appunto l'attività di codice di cui ti parlavo prima, c'è appunto la scrittura del codice del linguaggio di programmazione, diciamo, da te preferito. Va bene, ma quindi sostanzialmente alcune domande nel momento in cui ne approcciamo a questi discorsi, ma funzionerà, diciamo, il nostro programma? Come risolvo il problema? Funziona? Queste sono domande alla quale noi dovremmo dare delle risposte, dobbiamo dare anche delle risposte molto precise. Io quindi ti guiderò passo passo gli step che occorrerebbe idealmente svolgere, ma non tutti lo fanno, diciamo, per poter arrivare alla scrittura di un buon programma. Ovviamente ti voglio ricordare che il corso è legato, diciamo, a problemi di carattere elementari, infatti noi toccheremo alcuni problemi con gli array, che hanno già un riscontro diretto nella nostra vita quotidiana, ma sostanzialmente non sono i problemi più complessi di questo mondo, ma questo ovviamente lo lasceremo in un corso successivo, perché qui l'obiettivo del nostro corso è appunto quello di diciamo, imparare a programmare, andare a programmare in maniera responsabile e consapevole di quello che si scrive. Quindi sostanzialmente ti voglio solo dire una cosa, la riduzione del problema, nella buona sostanza, in realtà il mondo è pieno di problemi abbastanza complessi, sia nel campo dell'informatica, dell'elettronica, dell'economia. Basti pensare, per esempio, a tutto un insieme di problemi legati all'ambiente, alla previsione meteorologica, la previsione, per esempio, se accadranno degli eventi disastrosi all'interno, diciamo, di una certa nazione, di un certo continente. Ci sono dei, diciamo, dei programmi che riescono a fare delle previsioni, ovviamente non sono previsioni affidabili al 100%, ma ci danno una stima precisa. Per esempio, se in un determinato territorio si può verificare un terremoto o un maremoto in relazione, per esempio, alla storia, diciamo, di quel territorio. Ma anche l'informatica, la scienza in generale, è piena, diciamo, di problemi che necessariamente oggi hanno ho bisogno del calcolatore, di una grossa potenza di calcolo per poter praticamente, diciamo, funzionare. Anche l'economia, se vogliamo, è una delle discipline dove l'informatica viene utilizzata in maniera massiva,
per la gestione delle transazioni finanziarie che possono avvenire all'interno di una banca, all'interno praticamente di un mercato finanziario come può essere la borsa. E insomma, i problemi che si possono affrontare sono molto, molto, molto complessi. Io ovviamente questi problemi complessi non li affronterò in maniera così dettagliata, perché bisognerebbe avere degli strumenti di informatica molto elevati dal punto di vista di competenza e di conoscenza, ma stiamo approcciando quindi a una questione molto semplice, che per prima cosa, per poter implementare significa appunto tradurre la soluzione del problema in un linguaggio informatico in maniera, detta così, molto semplice, occorre capire bene come risolvere questo problema. E quindi sostanzialmente la prima cosa che viene fuori è che dobbiamo andare a ricercare la soluzione. La soluzione praticamente, sostanzialmente, nel nostro problema, quali sono diciamo, le grandezze o i dati che vogliamo che sono importanti per il nostro problema. Quindi, oppure un'altra domanda, quali sono le approssimazioni e le ipotesi semplificative, se ne devono fare queste approssimazioni e ipotesi semplificative, perché non possiamo risolvere un problema che ha tantissime diciamo, variabili e situazioni che possono influenzare praticamente la soluzione del nostro problema. Bisogna quindi restringere un po' l'ambito, questo è uno degli aspetti un po' più diciamo, complessi, che però, diciamo, ti dico la verità, in questa parte e in questo corso non sono particolarmente diciamo, importanti, perché noi andiamo a ragionare su problemi molto semplici, quindi nella buona sostanza, però io ti voglio dire che ci sono delle situazioni in cui queste approssimazioni sono assolutamente necessarie, e anche delle ipotesi semplificative. Se noi pensiamo un giorno di voler scrivere un programma che effettui la previsione meteorologica, entrano in gioco una quantità enorme di grandezze e di variabili in gioco, per cui necessariamente anche con il calcolatore più potente, anche con lo strumento software più avanzato, occorre fare delle ipotesi semplificativo. Quindi poi in realtà quello su cui dobbiamo concentrare sarà la ricerca della nostra soluzione, dopodiché la dobbiamo testare, cioè idealmente dovremmo testare la soluzione, cioè ma in effetti dire ma in effetti questa soluzione che io ho pensato, che noi abbiamo pensato, ma poi va veramente bene per il nostro problema, e quindi bisogna fare dei test. Anche qui io ti guiderò appunto nel test della soluzione, che può essere fatto diciamo in tanti modi. Ovviamente, dopo aver trovato una soluzione, una domanda che immediatamente viene fuori, e te lo dico con molta sincerità, ma io poi alla fine ho fatto questa operazione, ho trovato la soluzione, ma poi in effetti quella che io ho trovato è la migliore soluzione. E questa è una domanda abbastanza scabrosa, se vogliamo, perché in alcune situazioni magari potremmo non ottenere una risposta, ma in altre invece sì. E quindi gioco forza. Soprattutto quando si lavora con tantissimi dati, e quando io ti dico tantissimi dati, parlo di un numero n di dati disponibili per l'elaborazione molto molto grande. Parliamo di ordine di grandezza di milioni e milioni di dati, nel quale molti problemi, per esempio, e molte soluzioni associate a questi problemi non sono ottimali. E quindi questo è giusto per dirti che appunto c'è necessità di migliorare la soluzione. Dopodiché, una volta che io ho valutato la mia soluzione, la vado a diffondere, e quindi posso scrivere un programma, o se non l'ho già fatto, e distribuirlo agli altri e condividerlo, secondo quelle che poi sono le mie necessità, diciamo le mie esigenze. Va bene, ma quindi, innanzitutto, il primo concetto fondamentale è una distinzione netta che deve essere fatta tra il dato e l'informazione, perché il dato, praticamente, come dice stessa la definizione, è un fatto raccolto mediante, diciamo, un'osservazione. Io domando a una persona il nome e lui mi tira fuori il suo nome, mi chiama Antonio, ma sicuramente io di questo Antonio a cui ho scelto il nome non so in effetti chi sia dal punto di vista anagrafico. Quindi dovrei fare una serie di domande, dovrei raccogliere più dati per ottenere praticamente, diciamo così, l'informazione. A stavolta questi dati potrebbero essere classificati in maniera costanti, per esempio, per dire, diciamo, sostanzialmente,
un gioco dove c'è un gattino, quanti passi fa il gattino, oppure numeri fissi per il calcolo, diciamo, dell'apotema, per il perimetro dei poligoni regolari, diciamo, o il pi greco, per il calcolo della circonferenza, quindi alcuni dati possono essere costanti. Altri però sono variabili. Variabili sostanzialmente che sono dati che possono cambiare durante lo sviluppo della soluzione, TQT, e quindi possono dare, se vogliamo, possiamo già introdurre un primo concetto, una certa generalizzazione del nostro problema. Però ti devo dire sinceramente che la cosa importante che dobbiamo rimarcare in questo momento è appunto il concetto di informazione. Cioè, il concetto di informazione variamente rappresenta una delle cose più importanti per quanto riguarda appunto l'aspetto dell'informatica, perché l'informazione praticamente, te la sto evidenziando, è sostanzialmente un raccolto organizzato di dati che dà senso compiuto all'oggetto, al soggetto della nostra rappresentazione. Quindi sostanzialmente l'informazione anche questa, diciamo, ha una sua valenza. Orbene, adesso chiaramente dovremmo parlare della soluzione del problema. Cioè, una volta che io ho individuato i dati, in realtà questa operazione è ben strutturata dal punto di vista proprio della scrittura della soluzione del problema, perché noi vedremo nelle prossime lezioni, probabilmente, anzi sicuramente nella prossima, come si scrive una tabella dati. Quindi sostanzialmente uno degli aspetti più importanti è capire un attimo come vanno scritte queste soluzioni. E quindi ci attendiamo praticamente che scrivere la soluzione per necessità di alcune fasi di sviluppo. Qua ce ne sono parecchie, però le possiamo raggruppare in tre grosse categorie: l'analisi, in effetti, lo sviluppo e l'implementazione. L'analisi praticamente è la fase più importante, tanto è vero che appunto se si sbaglia questa fase si rischia di ottenere una soluzione del problema che non sia particolarmente, diciamo, soddisfacente. E quindi, diciamo, innanzitutto la domanda molto banale è: ma il problema, che cosa vuole in effetti il mio problema? Vedi? Cioè, in effetti io ti dico qui, ma il problema che cosa vuole? Cioè, quindi è la lettura della mia comprensione del problema, innanzitutto uno degli aspetti più importanti. Cioè, molto spesso noi non siamo in grado di capire proprio letteralmente quello che vuole il problema, perché non siamo in grado di interpretare il testo o il problema che dobbiamo andare a risolvere. Questo è un problema molto comune, soprattutto diciamo, per esperienza, nelle persone che si approcciano al mondo della programmazione, diciamo, senza avere però un canovaccio di utilizzo appunto degli strumenti appunto per la relativa soluzione. E quindi questo è un aspetto molto importante. Dopodiché, come abbiamo già detto prima, l'individuazione delle soluzioni, diciamo, dell'informazione del problema, te lo sto già qui evidenziando, ti fa capire praticamente che in effetti è fondamentale capire quali sono i dati che partecipano al problema. E quindi, diciamo, in questa operazione, gioco forza, devo scartare le informazioni superflue, cioè quelle che non mi servono, sostanzialmente. Quindi questo, diciamo, è fondamentale, questo aspetto, perché nella buona sostanza io devo scartare queste informazioni aggiuntive che non mi interessano. Ti porto un esempio per farti capire. Allora, immaginiamo che dobbiamo risolvere un problema nel quale si vuole determinare se diciamo, una certa parte della popolazione italiana praticamente possiede un cellulare o non lo possiede. Allora, tecnicamente un problema del genere, di tipo statistico, è abbastanza, diciamo, articolato, andrebbe fatto con delle interviste a campione, ovvero dovrei domandare a una quantità molto grande di persone se possiedono o meno il cellulare. Noi sappiamo che molte persone oggi ne possiedono più di uno. Ecco, allora in questa diciamo, specifica situazione,
Il fatto che un soggetto ne possa avere, diciamo, di cellulari, smartphone, più di uno, non ha una pertinenza particolare al nostro problema, nel senso che è una domanda successiva al nostro problema e quindi noi sostanzialmente potremmo tranquillamente dire che a me in questo momento interessa, a noi soprattutto che stiamo risolvendo questo problema, interessa che sapere se quella persona ha un cellulare o meno, per fare un censimento statico. Poi magari invece dire se la persona ne possiede più di uno, per esempio dire se ne ha 2, 3, 4, 10 per assurdo, è un, diciamo, un dato superfluo che non è pertinente al problema e quindi io lo scarto. Però laddove il problema mi chiedesse determinare quante persone in Italia hanno il cellulare o lo smart e altra, diciamo, richiesta, quante di queste persone ne possiedono più di uno, allora in quel caso il dato sarebbe importante. Quindi tutte queste operazioni qua vengono fatte nella fase di appunto di analisi. Fondamentalmente la descrizione del problema può essere fatta con vari strumenti. Il primo strumento è la pseudocodifica. La pseudocodifica non ti deve spaventare questa parola perché sostanzialmente si tratta di scrivere la soluzione di un problema utilizzando il linguaggio naturale che noi utilizziamo, cercando però ovviamente di dare un senso compiuto alle nostre frasi. Del tipo, se io non devo comunicare a calcolatore, lo vedremo più in dettaglio, che devo inserire un'informazione che si chiama X, leggi X significa che il calcolatore si aspetta che qualcuno, un utente nella fattispecie del calcolatore, inserisce questo valore X. Quindi sostanzialmente la pseudocodifica la otterremo nella fase di sviluppo, però in realtà l'implementazione praticamente è chiaro che poi passa attraverso la scrittura della soluzione con un software praticamente che ci consenta di lavorare in maniera più informatica, più tecnologica e quindi da lì poi passare ad effettuare la codifica, l'attività di codice, che non è il coding, che ci permette praticamente di scrivere il programma, appunto di implementazione, diciamo, per quanto riguarda la nostra soluzione. Voglio tornare un attimo al discorso dello sviluppo, dell'ultima fase dello sviluppo, cioè in effetti l'utilizzo di un software potrebbe essere un software che noi sappiamo utilizzare, potrebbe essere un foglio elettronico per intenderci, per vedere se la soluzione che io sto cercando con dei valori di prova può funzionare. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, un'alternativa prima di arrivare alla scrittura di un codice. Ma non perché non dobbiamo scrivere il codice, perché noi dobbiamo capire bene, appunto, la soluzione è abbastanza, diciamo, articolata e funzionale. Ora ti voglio solo dire che poi come ultimo step, diciamo, di queste tante fasi di sviluppo, appunto, diciamo, che dobbiamo utilizzare, chiaramente il test e la soluzione del nostro programma è una parte fondamentale, perché sostanzialmente noi dobbiamo imparare a provare il nostro programma e deve funzionare anche nei casi strani. Nei casi strani vuol dire, in effetti, ti faccio un esempio per farti capire. Immaginiamo che noi dobbiamo fare un piccolo programmino che fa la divisione tra due numeri. Il caso strano o anomalo potrebbe essere che io sto dividendo il numero per zero. Sappiamo bene che, diciamo, dall'aritmetica elementare questa operazione non è consentita e quindi il programma deve tenere conto di questa cosa, altrimenti non sarà un programma funzionante in maniera adeguata e in maniera, diciamo, corretta. Bene, e quindi le procedure, se vogliamo, rappresentano l'analisi, l'abbiamo sintetizzata qui, nelle varie fasi, appunto, che appunto rappresentano anche le specifiche di progetto, andando più nel dettaglio, la declinazione praticamente dei requisiti, cioè che requisiti deve avere, praticamente il software, poi la definizione praticamente delle informazioni che servono per risolvere il problema. Dopodiché si passa a risolvere il problema, si cerca una soluzione. Si scrive una soluzione con, diciamo, in maniera algoritmica, quindi definiamo quindi l'algoritmo come un procedimento risolutivo di un problema, lo vedremo poi in sezione successiva più avanti, come composto da un numero finito ordinato di passi, e poi la rappresentazione dell'algoritmo deve essere svolta mediante, diciamo, uno strumento che può essere diagramma di Bluetooth, pseudocodice, quello che volete. Dopodiché, praticamente, l'attività di codice, di codifica, vedete, permette di
scrive la traduzione di una programmazione, nel nostro caso dovrebbe essere C, C++, che noi quello tratteremo sostanzialmente, praticamente, effettuare la compilazione del programma, perché il programma dovrebbe essere scritto correttamente, ma logicamente non fare quello che ci aspettiamo. Quindi il test delle funzionalità, la parte importante, vedi, trattò, tendo qui in maniera molto evidenziata per farti capire che sostanzialmente questa parte qui è molto molto importante, cioè valutare se la soluzione, praticamente il nostro problema è una soluzione che possa soddisfare per tutte le possibili diciamo, situazioni del nostro problema. E infine c'è la manutenzione, la distribuzione del software, perché poi magari potremmo avere necessità di scrivere una prima, una seconda, una terza, una quarta versione, aggiungere delle funzionalità, ma diciamo, è un'attività più legata agli sviluppatori che fanno programmi molto complessi, che richiedono dei rilasci continui, anche gli aggiornamenti di sicurezza, per esempio, magari il software può avere dei problemi di sicurezza, diciamo, legati a una scrittura non del tutto corretta, appunto, diciamo, del nostro programma. Giusto per farti capire, l'esempio precedente che ti ho fatto della divisione fra due numeri, se io non considero la possibilità che il denominatore possa essere 0, quindi che in effetti questa situazione non va bene, è chiaro che poi dopo io devo necessariamente prendere diciamo, dei provvedimenti e controllare, discutere questa situazione al programma perché crea un problema di sicurezza. Quindi continuando il nostro discorso, diciamo la sicurezza è un aspetto importante, noi non la tratteremo in questo corso, però ti farò capire con alcuni piccoli esempi che la sicurezza di un programma è fondamentale per il corretto funzionamento poi di tutto il calcolatore in generale, e se devo scrivere un programma che deve andare in esercizio, è chiaro che poi praticamente ho problemi. Inoltre, uno dei problemi che vengono fuori dallo sviluppo del software è cercare di capire, una volta che uno ha scritto un programma, se il programma è un buon programma, una domanda alla quale potremmo rispondere, e ci sono tanti modi per poterlo fare. Ovviamente io adesso ho semplicemente messo, diciamo, questo grafico in evidenza pensando di fare un'intervista a un certo numero di soggetti, campione, per domandare praticamente se il programma risponde appieno nelle funzionalità e quindi, diciamo, capire se il programma è fatto bene può essere anche, diciamo, compreso attraverso un feedback degli utenti. Non è l'unica metodologia, nella maniera più assoluta, era semplicemente, diciamo, un appunto per stuzzicare un poco, appunto, diciamo, la problematica. In realtà, per valutare se è un buon programma, bisogna valutare dal punto di vista proprio dell'ingegneria del software una serie di parametri, quali il tempo di esecuzione del programma, le strutture dati che utilizza il programma sono ottimizzate, se diciamo il programma è sicuro, non ha problemi di bug e quindi magari sono previsti degli aggiornamenti successivi, diciamo se risponde in piena alle richieste praticamente diciamo, del documento dei requisiti. Quindi diciamo che il programma per essere realizzato prevede una serie di fasi. In effetti la parte principale, diciamo, era appunto la progettazione e la scrittura, però la bontà del programma è chiaramente valutata anche sulla base dell'esperienza dell'utente e del numero di persone che lo utilizzano. È chiaramente necessario strutturare un programma anche semplice in modo che l'utente qualunque comprenda pienamente il suo funzionamento, diciamo, l'aspetto dell'usabilità del programma che deve essere di facile utilizzo da parte degli utenti che non hanno uno skill elevato di competenze informatiche. È opportuno poi trovare praticamente, diciamo, i bug o i malfunzionamenti e quindi fornire un servizio di assistenza che permetta praticamente di risolvere appunto questi piccoli e grandi bug che ci possono essere nel programma. Diciamo, l'ideale sarebbe quello di realizzare un programma già esente da problemi, però molto spesso gli sviluppatori non vedono dei malfunzionamenti o dei piccoli bug, e solo attraverso l'uso intensivo del programma, soprattutto quando parliamo di un programma che ha diverse funzionalità, può
possono venire fuori. E quindi questo, diciamo, giustifica anche il discorso che il programma a sua volta può prevedere gli aggiornamenti successivi, appunto per sanare queste situazioni. Va bene, con questo io vi ringrazio e siamo giunti al termine di questa lezione. Ci vediamo per la prossima lezione.